a Sesti da 3 anni manca un playmaker che possa fargli fare il salto di qualità. E quindi sarà sempre difficile per loro raggiungere i playoff in un campionato che è un campionato serio, cioè è un campionato dove, è molto, molto competitivo. Dove le squadre investono, le altre squadre investono tanti soldi, hanno impianti, hanno pubblico che li segue, e quindi per le ligure sarà sempre difficile. Guardiamo Loano sta facendo, l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato con i giovani, quest'anno sta facendo, nonostante l'assenza di Vado, che quindi anche lì qualche giocatore potrebbe averlo preso, sta facendo veramente molta fatica. È un campionato difficile, ogni anno, poi questo è un girone particolarmente strano perché ci sono 3-4 squadre di solito che non hanno rivali e quindi diventa sempre, sono poche le partite che tu puoi perdere e sbagliare per arrivare ai playoff. Sì, va detto che poi veramente a volte ci si mette anche un po' la cattiva sorte. Sesti ha perso le ultime 4 partite giocate, ma ne ha perse 2 per un punto. Insomma, fossero veramente girati 2 tiri diversamente, ora Sesti sarebbe 8 punti e sarebbe in zona playoff. Sì, che con i 6, ma non si va da nessuna parte. Ma è vero, tu guarda Sarzana, adesso Sarzana Follo, che sembrava una partita 3 settimane fa senza storia, perché Sarzana doveva vincere facile, adesso non solo una partita difficile, ma anche una partita che chi la vince va in vetta, cioè fa un passo avanti. Vicino ai primi posti, insomma, Follo è in netta ripresa, ha vinto le ultime partite consecutivamente, arriva a questo derby che poi è la riedizione della finale playoff l'anno scorso della C regionale, poi Follo ha perso da Sarzana, però è stato ripescato mentre Sarzana aveva vinto, quindi è stato promosso sul campo con la possibilità veramente di guadagnare ancora posizione. Se vince Follo raggiunge Sarzana, se Sarzana invece vince col fatto che manca ancora una partita, Sarzana poi deve recuperare ancora con Biella, è quasi secondo in classifica. Ecco, tutto sommato che queste due neopromosse, matricole anche se hanno investito, hanno giocatori importanti, ti aspettavi che potessero iniziare? Vabbè, Follo non ha iniziato bene ma è ora in gran ripresa, Sarzana sta andando bene tutto sommato dall'inizio, ti aspettavi che potessero fare mediamente già così bene questo primo scorcio di stagione? Sarzana sì, ha preso Ferrari, che è un giocatore che a me piace molto, ha tenuto ben cast dall'anno scorso, che è un giocatore di un'alta categoria. Follo era un po' un'incognita perché ha cambiato tantissimo e ha cambiato allenatore, quindi sì, ha cambiato tutta la squadra, quindi è difficile, era difficile. Non mi aspettavo che trovasse queste difficoltà Loano, perché pensavo facesse un bel campionato quest'anno. E Sestri è una squadra che prima o poi viene fuori. Sestri sono tanti quest'anno, ha preso tutti i giocatori che erano a Santa l'anno scorso, ha preso Brega, che è un giocatore affidabile. Se gli rientra Zanetti al 100% è un altro giocatore che ha la lunga. Parleremo in buone condizioni di Dario Zanetti, parliamo di uno dei migliori difensori del girone storicamente. Ecco. Sì, comincia ad avere i suoi anni anche lui, perché insomma l'età passa un po' per tutti, però Sesti è una bella squadra, l'allenatore è un allenatore molto grintoso, deve trovare un po' di continuità, non è facile, speriamo, come dici te, se avesse vinto le 2 partite di un punto, le avesse vinte invece che perse, staremmo qua a fare gli elogi, altri, altri discorsi, certo. Vediamo il prossimo turno, anche perché ci sono delle partite interessanti, abbiamo parlato di Follo, è proprio la prossima avversaria di Sesti, Follo che però intanto prima dovrà giocare questo derby con Sarzana nel recupero infrasettimanale. Le partite si giocano sabato, quasi tutte, sabato alle 18.30 Ro ospita Pavia, alle 21 di sabato Biella ospita Trecate, sabato alle 18.30 Sarzana ospita Torino, Crocetta Torino, Sarzana ha la possibilità di salire ancora in classifica. Domodossola contro Cantù invece il posticipo di domenica alle 18. Ancora sabato alle 21.15 Savigliano Tortona, Mortara Novara, questa è una sfida molto interessante alle 21 tra due squadre in forma. Follo Sestri si gioca alla Spezia, al Pala Mariotti di via Federici, sabato alle 21, una trasferta comunque dura per la formazione sestrese. E poi Loano in casa contro Alessandria, che ha grossi problemi di infortuni, sono fuori giocatori molto importanti della squadra piemontese, e Loano cercherà di sfruttare il fattore campo, sabato alle 20.45 appunto a Loano. Parliamo ancora di campionati nazionali e veniamo alla B femminile, B d'eccellenza femminile, girone A1, dove
tornano a giocare le ragazze dell'Autorighi, fermate sempre per il maltempo il turno precedente, perché tutte le partite delle squadre liguri di questo campionato erano state fermate, si era di fatto giocato su un solo campo, il campo dove si era giocato un derby piemontese tra Pino Torinese e Novara, poi tutte le altre partite con una piemontese e una ligure protagonista erano stati fermati. Vediamo i risultati invece di questo turno, che invece si è giocato proprio, come si suol dire, a pieno regime. Le cose per l'Autorighi Lavagna sono andate molto bene. Parliamo della quinta giornata di andata. Intanto la Fulgor Spezia che vince in casa con Bra per 59-50. Poi l'NBA Genova vince la sua prima partita 56-38 contro il Torino Team Basket, il Pino Torinese. Lavagna espugna Novara con un nettissimo 55-36. La cestistica savonese batte in casa Pallacanestro Torino 65-60 e poi Moncalieri vince contro Castelnuovo Scrivia per 59-50. In classifica, dopo, dove ad avere una partita in più sono solamente Novara e Pino Torinese, troviamo sempre Savona punteggio pieno, 4 partite, 4 vittorie, 8 punti, tallonata però da Autorighi, Polisport Lavagna e Moncalieri che di punti ne hanno 6, hanno perso solamente per ora proprio in trasferta a Savona entrambe. Fulgor Spezia 4 punti insieme a Castelnuovo Scrivia, Pallacanestro Torino e Novara, a 2 troviamo Bra, NBA Genova e Pino Torinese. Matteo, le ragazze di Vittorio Vaccaro stanno sicuramente trovando la quadratura del cerchio, avevano anche già iniziato bene, hanno perso solamente a Savona contro una squadra peraltro costruita per vincere il campionato. Questa squadra sta piano piano anche trovando la sua identità, a, come dire, a immagine e somiglianza del proprio allenatore. Ma sai, a parte Savona, che come dici tu è una squadra che fa un campionato a sé, le altre sono tutte a livello di Lavagna. Vittorio è il più bravo allenatore che abbiamo qua in Liguria, quindi sicuramente... Pensi che possa essere, scusa se ti interrompo, ti faccio così una domanda diretta, pensi che possa essere proprio lui il valore aggiunto di questa squadra, che poi più o meno è quella dell'anno scorso? Beh, anche l'anno scorso non è che ha fatto male Lavagna. Pur avendo già fatto bene con De Santis, certo. Quindi Lavagna, stiamo parlando di un gruppo di ragazze che si deve confermare. Ha perso un allenatore bravo come De Santis, secondo me, e però è salita di qualità prendendo Vittorio. L'impatto con le donne è stato molto positivo, mi sembra. Lui aveva già allenato le donne, ma era tanto tempo che non lo faceva. Credo che possa essere un valore aggiunto, soprattutto alla fine del campionato, quando ci saranno i playoff. Sicuramente non sarà lui che aveva timore di scontrarsi con Savona. Ecco, io credo che Savona dovrà fare i conti con Lavagna per andare, per salire di categoria. Ecco, quindi questo derby, che poi è sempre stato poi il derby ligure per antonomasia del basket ligure, ora c'è quello spezzino in categoria superiore da quando ci sono due squadre di alto livello a Spezia, però prima, quando parlavi di un derby nel basket femminile ligure, era Savona-Lavagna. È sempre stato un derby anche a volte per l'alta classifica, mai per l'altissima classifica. Potrebbe essere la volta buona quest'anno? Ma se non sarà quest'anno, sicuramente Lavagna deve a livello societario fare il salto di qualità, perché è un po' di tempo, un po' di anni che rischia sempre di essere promossa. Adesso, avendo preso un allenatore di esperienza come Vittorio, penso che questo sia un segnale che siano pronte a salire di categoria. Se non sarà quest'anno, sarà presto, che potremo vedere Lavagna nell'alto campionato nazionale. Ecco. Vediamo il prossimo turno di questo torneo. L'Autorighi peraltro torna a giocare in casa dopo tantissimo tempo, perché tra campionato fermo prima per la Coppa Italia, poi la sospensione per il maltempo, la trasferta prevista la settimana scorsa, l'Autorighi è quasi un mese che non gioca in casa. Vi giocherà comunque sabato prossimo contro Castelnuovo Scrivia, ma vediamo con ordine tutte le partite di questo sesto turno di andata. Novara ospita l'NBA Genova domenica alle 18. Sabato alle 21 il Pino Torinese ospita Fulgor Spezia, domenica alle 19 Pallacanestro Torino contro Moncalieri. Bra ospita la cestistica savonese sabato alle 20:30, sempre sabato alle 20:30 a Lavagna sul parquet del parco del cotonificio l'Autorighi ospiterà appunto Castelnuovo Scrivia.
E veniamo ora al campionato regionale di Serie C, quindi avevamo iniziato con la Serie D, quindi torniamo al basket regionale, facciamo questa sorta di circuito, veniamo al campionato, Matteo, che tu comunque conosci bene, perché vi hai giocato parecchi anni, hai allenato in questo campionato a lungo, chiaramente il nostro augurio e la speranza è che tu con la Proreco possa tornarci il prima possibile. Vediamo intanto i risultati di questa giornata, la sesta di andata, campionato che si era fermato per un weekend e che ora è tornato appunto a pieno regime, anche se poi per la verità un incontro non si è giocato. Intanto vediamo l'Aurora Chiavari che travolge in casa Sestri Ponente per 76-46, punteggio altissimo all'Acquarone tra Villaggio e Tiguglio, qui le difese non è che abbiano fatto un granché e sono andati molto meglio gli attacchi, il Villaggio l'ha spuntata per un punto, 89-88 sulla Tiguglio, la prima vittoria stagionale del Villaggio. Rapallo si deve inchinare a Spezia si impone 76-66, non si è giocata a media Red Basket Ovada, rimaniamo in settimana in attesa delle decisioni del giudice sportivo, potrebbe esserci la vittoria a tavolino in arrivo per Ovada. Poi Cus Genova contro Pontremolese, la Pontremolese ha vinto in casa del Cus 70-64, il Cus stava un po' zoppicando, aveva vinto alcune partite un po' così al photo finish e questa volta ha perso in casa con la Pontremolese. Nettissima invece la vittoria del Granarolo sul Ponte Carrega, è finita 77-50 per la squadra del Granarolo. Vediamo la classifica, Spezia comanda punteggio pieno con 10 punti, a 8 Ovada viene agganciata da Granarolo, anche se Ovada di fatto al momento è con una partita in meno, ma arrivasse la vittoria a tavolino contro Amelia chiaramente salirebbe a 10 insieme a Spezia. A 6 punti troviamo Alcione, Rapallo, Cus, Genova, Pontremolese e Aurora Chiavari, ancora in zona playoff il Ponte Carrega con 4 punti. Poi la Tiguglio a 2 viene agganciata dal Villaggio, a 0 troviamo Sestri Ponente e Amelia, Amelia al momento con una partita in meno ma potrebbe appunto arrivare la sconfitta a tavolino contro Ovada.